Amici, è finita la prima giornata di Senato. È stata sicuramente una giornata emozionante per molti di noi perché adesso siamo in Parlamento ed effettivamente è un piacere. Abbiamo la sola possibilità di lavorare e mettere in pratica un po' in atto tutte quelle cose che ci siamo detti in questi anni. Oggi la giornata è stata una giornata inutile, fondamentalmente. È una giornata in cui le votazioni con questo metodo arcaico ancora delle schede, benché ci fossero anche i pulsanti per dare dei voti. E comunque, insomma, c'è stata questa giornata, questa fumata nera, tutte a schede bianche. Il Movimento 5 Stelle ha votato compatto per il proprio candidato Luisio Orellana in tutte e due le votazioni. E questa strada seguirà, ecco, per assicurare tutti. Il Movimento 5 Stelle ha un candidato. Il candidato è Luisio Orellana. Invitiamo tutti i partiti ad andare a guardare il curriculum di Luisio Orellana, i suoi video di presentazione e conoscerlo. Perché potrebbe essere il miglior candidato possibile anche per gli altri partiti, quindi non sottovalutate questa possibilità. In merito alle vicende della giornata, voglio giusto fare due flash importanti su alcune vicende. Primo, giunta per le elezioni provvisoria. Alcuni giornali stamattina hanno titolato erroneamente, prendendo una cantonata colossale, che noi non avremmo sollevato nell'ambito della giunta per le elezioni questa famosa ineleggibilità di Berlusconi. Allora, la giunta per le elezioni per le elezioni di oggi è provvisoria, aveva un unico obiettivo e un unico compito: valutare le opzioni di quei candidati che erano candidati in più circoscrizioni. Ad esempio, Silvio Berlusconi è candidato in 21 circoscrizioni circa, una più, una meno, e doveva optare per queste circoscrizioni, decidendo in quale circoscrizione farsi eleggere. Sempre per la cronaca, Silvio Berlusconi si è fatto eleggere la circoscrizione del Molise, che notoriamente è la sua circoscrizione di appartenenza in cui ha il suo bacino elettorale, il Molise Silvio Berlusconi. Ecco, questa è la situazione. La Giunta per le elezioni doveva solo valutare questo. Qualunque altra istanza, la Giunta per le elezioni sarebbe stata una istanza inutile e anzi ci saremmo presi un po' diciamo, ci avrebbero dato degli incompetenti perché avremmo fatto una cosa fuori regolamento. Quindi diciamo a chi diffonde queste notizie false che evidentemente non conosce i regolamenti. La stessa notizia può confermare il presidente della giunta per le elezioni, il dottor Casson, che li presiedeva e che anche lui conferma questa tesi, l'ho sentito prima di venire qui, conferma questa tesi che la giunta per le elezioni provvisoria ha solo questo compito. La giunta per le elezioni definitiva dovrà valutare l'ineleggibilità, ma la potrà valutare senza bisogno che ci siano istanze dei gruppi. Le istanze dei gruppi arrivano se devono dare delle informazioni che magari non sono note alla giunta per le elezioni. E penso che la situazione di Berlusconi credo che sia nota da 20 anni a questa parte. Se così non fosse, comunque noi siamo pronti al primo giorno di insediamento della giunta a comunicare e a far conoscere alla giunta per le elezioni, visto che probabilmente non lo sanno, che Berlusconi è titolare da 20 anni di un'azienda radiotelevisiva e di una concessione pubblica. Quindi noi lo faremo conoscere perché probabilmente non è saputa questa cosa, evidentemente, visto che da 20 anni il PD anche nelle sue legislazioni ha votato a favore della sua eleggibilità. Detto questo, altra questione oggi che ha creato un po' di caos, la questione delle dimissioni del nostro candidato capolista alla lista della Lombardia. Era una cosa risaputa, era una cosa che sapevamo internamente, era una cosa un po' particolare. La nostra capolista, candidata capolista, è stata oggetto di attacchi, non dalla mia persona. Io gli voglio bene, lo dico qui apertamente, a Giovanna, siamo amici con lei, con Walter e con tutti gli altri. È una persona che stimiamo, con cui abbiamo avuto sempre ottimi rapporti e continuiamo a collaborare. E lei ha avuto degli attacchi da altre persone, da persone che erano dietro in lista e che non sono state, che diciamo hanno contestato un po' le elezioni, adducendo illazioni e motivazioni anche diffamatorie, devo dire, anche se noi non abbiamo mai. Non abbiamo mai portato in aula o ha fatto delle querele su questa cosa, però di fatto delle situazioni molto spiacevoli. E Giovanna non ha ritenuto di dare un segno forte per dimostrare che erano tutte illazioni, che lei non aveva nessuna intenzione, diciamo, di correre per una poltrona in senso stretto. Quindi lei veramente ha voluto dare un segno, che uno vale uno, un segno che il Movimento 5 Stelle è questo, in cui anche una persona che viene eletta può decidere di rinunciare, perché non è chissà quale lotteria che vinci, ma è veramente una cosa che fai con servizio, è solo se diciamo, ritieni di volerlo o poterlo fare, lo fai. Ecco, questo è giusto per chiarire e fugare ogni dubbio, non c'è nulla. Tutto
tutto quella che è la storia legata un po' alle illazioni le trovate in rete nei scorsi mesi, sono state ampiamente discusse e smentite. Questo è un po' il succo, ecco, domani un'altra giornata. Basta, saluto tutti e diamo appuntamento a domani per aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi. Grazie, siamo in Parlamento e come detto prima è un piacere.